Sei comuni per un unico grande progetto di valorizzazione della cultura e dei territori del Casertano e dell'Interland napoletano. Un nuovo modello di sviluppo, quello introdotto dal progetto Atella, cofinanziato con fondi POC Campania 2014-2020 e promosso, oltre che dal comune della provincia di Napoli, Atella, da altri 5 comuni di terra di lavoro, Gricignano di Aversa, Sant'Arpino, Cesa, Orta di Atella e Succivo. Rivivere il noto carnevale atellano attraverso iniziative finalizzate a valorizzare le peculiarità di ciascuno dei comuni coinvolti. Altri dettagli li ha forniti l'ideatore del progetto, Cesario Villano. Vorrei ringraziare in questo momento qua la Regione Campania e il Presidente Luca perché ha dato l'opportunità di dare un pensiero, un'idea in un progetto e grazie ai sindaci di Cesa, Sant'Arpino, Succivo, Gricignano, Orte Atella e Fratta Minore è diventata realtà, un progetto vero e proprio dove la cultura, l'inclusione scolastica, l'inclusione delle persone e il turismo possa rivalorizzare la zona che si chiama Atella. Questo è il commento di sindaci di Cesa, Enzo Guida, e di Sant'Arpino, Giuseppe Della Versana. Questo progetto è interessante perché consente ancora una volta di portare al centro dell'attenzione quelle che sono le risorse locali. Nel nostro caso parliamo del vino asprinio, delle alberate che sono uniche nella loro bellezza e delle grotte tufacee. Quindi questo progetto ci consentirà ancora una volta di portare all'esterno e quindi di far riscoprire quelle che sono delle bellezze tipiche della nostra zona. Far capire le radici storiche dei nostri comuni che derivano dall'antica città di Atella, famosa nel mondo letterario per essere la patria delle favole dell'Ana, che sono la prima forma di teatro in Italia. E quindi partendo da queste radici storiche poi cerca di valorizzare quelle cose, quegli atteggiamenti folcloristici che sono derivati da queste nostre tradizioni storiche, da queste nostre radici storiche per fare in modo che possa girare anche meglio l'economia.